Ci rivolgiamo a lei, Sindaco Giovanni Gaspari, non solo per chiederle di rispondere finalmente alla richiesta di tanti cittadini, ma anche per ricordarle che la richiesta di valutazione di impatto sanitario spetta soltanto a lei formalizzarla, in quanto lei è la prima autorità sanitaria locale. Ci auguriamo a tal proposito che voglia sollecitare presto il Consiglio Comunale a sottoscrivere formalmente la sua richiesta. Abbiamo tutti letto la recente lettera del Ministero dell'Ambiente con cui comunica la volontà di affrontare la questione sicurezza, avviando l'applicazione della legge conosciuta come Seveso 2. Può sembrare una buona notizia, invece nasconde un fatto molto grave, ovvero che il Ministero si è occupato di far rispettare la legge soltanto all'ultimo momento e soprattutto solo grazie alle richieste dei sanbenedettesi. Ci riferiamo ai cittadini che hanno aderito alla suddetta diffida e alle associazioni, ai partiti e ai comitati di quartiere che hanno partecipato all'assemblea del 23 dicembre 2011, in cui era presente un delegato ministeriale. Abbiamo di fronte quindi il Ministero che riconosce un grave errore di fondo, dimostrando una concreta cattiva amministrazione. Aggiungiamo che questo errore è stato condiviso da tutte le altre istituzioni che finora hanno partecipato alla valutazione di impatto ambientale. Chiediamo quindi se è ancora il caso di fidarsi di istituzioni e di persone chiaramente inaffidabili, visto che la burocrazia non è in grado di tutelare i cittadini, è necessario dotarci di strumenti adeguati nostri. Il 23 dicembre chiedemmo l'uso di forum aperti per verificare il lavoro del Ministero. Oggi torniamo a fare quella richiesta. Infine, per quanto riguarda la svalutazione dei beni immobiliari, produttivi e commerciali, peraltro mai negata da nessuno, ci sembra necessario che lei prenda posizione a favore dei diritti dei cittadini e che anche in questo coinvolga il Consiglio Comunale. Anche in questo caso il suo silenzio andrebbe oggettivamente ad essere nocivo per i suoi concittadini e potrebbe indurli a coinvolgerle il Comune di San Benedetto del Tronto, l'ente da lei presieduto, in un eventuale contenzioso e risarcitorio, con possibili gravi danni erariali a carico del Comune stesso. Mi riferisco sia all'ammontare dei risarcimenti necessari per compensare le svalutazioni suddette che alla probabile riduzione delle imposte e dei tributi relativi ai beni immobiliari, produttivi e commerciali. Si chiede di voler dare, oltre alla risposta orale alla presente interpellanza, nel corso del prossimo Consiglio Comunale, altresì risposta scritta.